Buongiorno a tutti. Allora, ho scritto un breve testo perché non sono capace di parlare così a braccio in telecamera, per cui mi limiterò a leggere. Ecco, è un testo molto utopistico, idealista, come è mio tipico modo di fare. Però ecco, spero che potrà servire da ispirazione o ecco, piccola spinta verso coloro che magari potevano sentirsi indecisi, come d'altronde indeciso sono io in questi momenti incerti. Allora, arte a tempi di coronavirus. In quanto critico, studente e artista, osservo una situazione molto particolare in cui sia a scuola, dove ancora studio, negli articoli, ci viene ripetuto che per avere successo devi fare questo, determinate cose, adeguarti a questo stile, bla bla bla. Un atteggiamento che si legge anche in molte opere, che critico in maniera, ecco, molto, per ora molto estemporanea. Questo altro non è che conformazione dei contenuti. Un sistema di produzione si basa su standard qualitativi che il destinatario del prodotto si aspetta di consumare. L'atto di incanalare i contenuti verso una direzione stilistica produce un sostanziale appiattimento degli stessi. E su questo direi che siamo d'accordo. Cosa fa l'arte oggi? Si basa su un sistema, peraltro antiquato, puramente mercantile, basato anch'esso in gran parte sull'assenza di contenuti. Molti artisti preferiscono omologarsi a criteri di riconoscimento predefiniti, atti a entrare in quel circolo, invece che trovare loro stessi ad esplorare le reali possibilità comunicative della loro ricerca. L'attenzione è quindi volta al trend, non all'essenza del contenuto o al suo significato. La moda prevale sui reali significati, sulla rilevanza, okay, di quello che facciamo. Il virus, al netto delle tragiche morti e della tragicomica situazione per tutti gli altri che sopravvivono, sta però facendo una cosa interessante, ovvero sta facendo saltare i sistemi. E se il sistema crolla, i contenuti devono tornare, se l'arte deve sopravvivere, ma come tornano questi contenuti? Come facciamo a rivitalizzare i significati? Attraverso, secondo me, un lavoro di riscoperta e scavo che la solitudine, in cui siamo peraltro costretti in questo periodo di detenzione preventiva, combinata con la rinnovata percezione della fragilità dei sistemi di cui sopra, solo apparentemente consolidati, solidi, protettivi, in realtà basati su giochi di potere molto estemporanei, può rinnovare un'attenzione gradualmente perduta nel corso della costituzione di un mondo, soprattutto occidentale, basato su una morale monoteista, verso il concetto di limite. Il limite è normalmente censurato dalle nostre vite, ma se lo riscoprissimo, capiremmo anche che potrebbe non valere la pena vivere nel nome di contenuti puramente superficiali, funzionali ad una moda o ad un successo effimeri, o tutt'al più a tenerci legati ad uno schermo più del dovuto. Capiremo che la breve vita che ci è concessa andrebbe vissuta secondo regole e compromessi fondati autonomamente, che magari concretamente utili per il prossimo. Il mio auspicio per il Corona Time è di tornare a guardarsi dentro e attorno e pensare di conseguenza. Pensare, e solo dopo aver riflettuto su domande molto pragmatiche del tipo: a cosa serve? Oppure perché lo sto facendo? Effettivamente iniziare a fare qualcosa. Magari creare. L'auspicio è quello che gli artisti tornino a creare sistemi, invece che adeguarsi a quelli già presenti, spesso viziati da difetti incorreggibili, e che tornino a farlo nei modi che l'arte ha già dimostrato essere possibile. Quello che ho finora detto può sembrare, come ho detto all'inizio, ideologico, velleitario, però l'arte ha sempre, in verità, fino almeno al Settecento, lavorato in collaborazione con regimi politici oggi considerabili dittatoriali, assolutamente incompatibili con i nostri stili di vita odierni, producendosi però in bellezze il cui valore travalica oramai quello religioso politico originariamente attribuitogli. Cioè l'arte usava il pretesto della religione o della propaganda per creare qualcosa di più, e anche su questo fatto direi che c'è poco da discutere. Questa bellezza è tale perché, ad esempio, ma le ragioni sarebbero molte, non c'è tempo di spiegarle tutte qui, è basata su assunti di collaborazione extradisciplinare che il mondo attuale, nel quale ognuno è super specializzato, oltre che incanalato nel proprio cubicolo professionale, spesso non prevede. La tradizione classica, che è globalmente considerata l'arte per eccellenza, è in realtà un principio di armonizzazione dell'uomo e delle discipline, che lo rendono tale, delle cose che facciamo, con l'ambiente circostante e l'ambiente interiore, ovvero noi cerchiamo di armonizzarci con ciò che ci circonda. Tal principio emerge nel corso della storia in moltissimi frangenti e in diverse costanze culturali, in aree geografiche anche lontane e incomunicanti fra di loro. Ci sono delle cose che accomunano la cupola di Brunelleschi con il
gli ziggurat, le piramidi, oppure i templi indiani. Per dire, si basano tutti su un assunto, ecco, in realtà molto reale, molto condiviso da tutta l'umanità. L'esigenza, no, di questa bellezza edificante è qualcosa di inestinguibile, che produce stabilità e organicismo nei processi di autoanalisi che la nostra specie imbandisce. Voglio che l'arte torni, attraverso la riscoperta del limite e della nostra natura mortale, a comporre il mondo nel tentativo di realizzare un'utopia realmente inclusiva, che tragga sul serio i benefici, produca sul serio benefici ai molti, invece che per i soli pochi. L'arte dovrebbe rendere il mondo vivibile invece che dividerlo e sezionarlo, così come sta avvenendo da troppo tempo. Gli artisti oggi soffrono una mancanza di rilevanza sociale nella costituzione di narrative condivise. L'occasione che il coronavirus offre è quella di far saltare le definizioni che ci hanno nel corso degli ultimi secoli gambizzato, ottimizzare gli strumenti a disposizione per produrre idee, condividerle e farle germinare e crescere. Questo fa l'arte, questo l'ha sempre fatto, ha smesso di farlo in tempi relativamente recenti. Quindi, la cosa che io auguro alla gente è quella di pensare e creare contenuti con cognizione di causa. Chiudetevi in casa, ma uscite dalla comfort zone. Entrate nel difficile mondo della bellezza, dei suoi significati. Non badate alle mode, non badate a cose estemporanee, prive di valore, e concentratevi. Grazie.